Amici e amiche di Rocambolesco, come sempre ben ritrovati ragazzi, rieccoci qui con Nioh, riprendiamo all'incirca dove ci eravamo lasciati l'ultima volta e ho soltanto rifatto il tratto di strada che dal salvataggio riportava in qui dove effettivamente avevamo finito di combattere nello scorso episodio. Ho semplicemente combattuto quei due nemici che incontravamo per strada, riprendiamo adesso i nostri passi, vediamo cosa scopriamo qui. Allora, qui avevamo già parlato con l'anima di questo tizio qui, ora ci sono questi due simpaticoni. Diamogli addosso. Ok, vediamo un attimino che cosa c'è. Allora, prendiamo dell'acqua sacra, della pietra. Abbiamo qui delle monete che ho scoperto quel 451 sotto il nostro sotto l'anello lì dell'impugnatura. Dovrebbero essere monete spendibili, poi vedremo come. Cosa c'è? Cos'è sto coso? Cos'è? Ah! Torna su, amico? Amico? Eccolo qua. Oh Madonna! Va bene, ho capito. Allora, spacchiamo un po' queste casse qui, vediamo se qui troviamo qualcosa. Qui possiamo tornare giù. Ok, metti via le spade tu. Qui in teoria non c'è niente, entriamo qui dentro. Guardo un po' dappertutto, eh. Ci sta un forziere. C'è dentro niente. Ho capito. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, lì abbiamo controllato. Andiamo di qua. Andiamo anche qua dentro. Abbiamo preso, vediamo un po' dell'equipaggiamento, corazza per la testa, questa ginzana che, oh mio Dio, inguardabili. Vabbè, andiamo. Vediamo. Cambiano impugnatura, va bene, lo sappiamo. Ok. Va bene. Prendiamoci magari una medicina. Aia! L'abbiamo sentita. Devo ricordarmi di agganciarli sempre perché è più semplice il combattimento agganciando. Andiamo qui. Cambia armi alla mischia, va bene, lo sappiamo. Noi prendiamo tutto, un po' di tutto prendiamo. Vediamo cosa abbiamo da queste parti. Allora, qui c'è la tomba insanguinata di livello 5, noi siamo di livello 2.
lo combattiamo. Allora, medicina. Abbattuto da un fuorilegge, vai. Aia. Guarda la velocità. Mentre continua, sottofondo questo bambino sente un bambino piangere in continuazione. Aia. Ah, mazzarola! Scappa, 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 bello! Se no ci fa secchi. Vaffanculo, va! Niente. Questo è forte, allora. Usti, dobbiamo tornare su per riprenderci i nostri punti a Amrita. Mannaggia la puttana. Altrimenti sarebbe stato comodo. Ah, devo risconfiggerli tutti un'altra volta. Che maroni. Rieccoci in game, ragazzi. Allora, vabbè, questa magari lo faremo più avanti, quello perché siamo ancora troppo poco livellati. Dovremmo vedere se troviamo poi qualcosa per livellarci. Ho distrutto un po' di nemici nel frattempo. Guarda, qua ce ne sono tantissimi. Mentre continua, sempre. Attenzione! Ha fatto il giro.
Prendiamo un po' di tutto, vediamo qua, ispezioniamo, cosa c'è qui? Oh, lancia del soldato, ok, abbiamo un po' di roba, attenzione, andiamo a equipaggiarci. Allora, che cosa abbiamo? Lancia del soldato al posto di cosa? Ah, ma io non l'ho mica agganciato, scusatemi, ma quale esame da spia io la voglio qui, l'agganciamo. Doppia, questa è la doppia katana che ho scelto, questa mi sembra più forte, proviamo a metterla. Arma distanza 1, cosa abbiamo? Niente, nella 2 nemmeno. Questa riduce di molto e non me ne faccio un cacchio. Pantaloni, questi da soldato sono molto molto più forti, va bene. Vediamo cosa fa il sale. Bene, l'elisir ci va. Sale raccolto da una salina, tradizionalmente usato per purificare dalla contaminazione. Quando viene usato, provoca un grave danno chi allo yokai più vicino. Ok. Acqua sacra. Acqua che è passata attraverso il sacrario di un santuario. Berla velocizzerà il recupero del chi per un periodo limitato. Quest'acqua viene usata nei rituali fino ai tempi andati e viene assunta prima di offrire dei voti agli dèi. Ok, le pietre per tirare e far male. Questa vale 100 chi, la nostra bomba. Però abbiamo tanti spazi, quindi qui ci lasciamo metà dell'acqua sacra. Direi che va bene anche così per ora. Oggetti, ok, abbiamo queste cose qui. Apprendi abilità, possiamo prendere una nuova abilità. Doppia katana, lancia, abbiamo un po' di robe, ascia. Per la nostra doppia katana, vediamo un po' cosa possiamo fare. E ho 3 punti samurai, quindi attacco a sfoderamento rapido può essere effettuato quando le spade sono nel fodero. Tieni premuto R1 più cerchio per il comando, va bene. Va bene. Oppure cambia l'impugnatura mentre il ritmo chi è in fase positiva. Aumenta la quantità di chi recupererà. Ah, questa è difficile. Piuttosto questa. Ok. Segno della croce, direi. Perfetto. Attacco a sfoderamento rapido può essere effettuato quando le spade sono nel fodero. Comando, tieni premuto R1 più il cerchio. Perfetto. Vediamo un po', personalizzazione abilità, vediamo che cosa. Ah, ok, qui possiamo. Triangolo, suo avversario che ha terminato il kick col rampino. Alle spalle universale, impugnatura alta, non ci sto capendo più di tanto. Ah, è col rampino che effettuiamo questa cosa qui, quello. Quindi l'avversario che ha terminato il kick. Attacca un nemico che ha terminato il kick, poi affonda l'arma nel suo corpo con il rampino. Possiamo farlo solo con quello. Invece queste cose qui non le abbiamo ancora prese. Ah, queste sono le abilità. Possiamo cambiare i tasti delle abilità, ho capito. Quindi noi abbiamo l'attacco rampino, diciamo che quando chi è terminato possiamo affondargli la lama, lo possiamo fare con il rampino. Con la doppia katana, cosa abbiamo? Ok, il segno della croce. Ok. Impugnatura alta, tieni premuto R1 più cerchio. Perfetto. Impugnatura intermedia, sempre R1 più cerchio. Attacco a sfondamento rapido può essere effettuato quando le spade sono nel fodero. Per la lancia abbiamo sempre questo benedetto rampino. Ascia, Kurisama e. Oh, va bene. L'altro c'era poi qui, vabbè, statistiche, cosa abbiamo qui? Qui non possiamo fare un tubo ancora perché non siamo di livello. Qui statistiche, cosa abbiamo? Ho capito, spirito richiesto, va bene. Ho capito. Titoli, no, non mi interessa. Ricordi Amrita, va bene. Sistema, vabbè. Va bene, ok. Abbiamo un po' spippolato. Riprendiamo, quindi adesso rampino il nostro. Proviamo l'ascia qui. Vorrei provare anche il rampino, vorrei provare. Perché. Boh, proviamo il rampino con i prossimi nemici. Vediamo un po' come funziona.
fa un cazzo, non fa contro. Ok. Anche più forte della doppia katana, direi. Bene. Metà a posto. Ok, prendi giù un po' di sta roba. Nella casa di qui c'è qualcosa, vediamo. Va bene, torniamo in su. Dai, forza, eh. Come faccio ad andare su di lì? Attenzione, qui è. Va bene. Attenzione. Perfetto, continuiamo. Ok, pietra spirito piccola. Ok, va bene. Sì, vorrei trovare qualcosa per livellare, diciamo, per fare una preghiera. Ok, altro per salvare, ma è una salvatina che non fa mai male. Salto qui e finalmente arrivo dove volevo arrivare. Aumento fuoco per amuleto fuoco per 2. Va bene, qui non si potrà più tornare in su, immagino, quindi ci tocca rifare il giro. Mentre continua questo bambino, non so se è un bambino o una pecora a questo punto, una capra. Andando di qui non c'è niente. Ok, continuiamo in su allora, forza. Io non evocherei qui il cadavere, di cui avevamo controllato tutto, no? Allora, riprendiamoci qui. Mannaggia la puttana. Ma porca troia! Che fa? Mi prende per il culo. Ok, pietra, vai. Ok, oh, l'ascia del bandito, andiamo a vedere. Questo fa veramente abbastanza cagare, pensavo fosse. Questo fa parecchi danni. Vada. Bon, di qui avevamo controllato. Ok, torniamo indietro.
una pietra e prendiamo anche questo che magari può sempre servire. Ok, sempre dentro anche queste robe qui che non so che cazzo servano, lo vedremo però. Stiamo riconducendo questi cosi, che penso siano tipo una sorta di collezionabili. Ai ai ai! Maledetto figlio di puttana. Adesso ti massacro. Mamma mia, è fortissimo. Oh, là c'è anche un po' di frecce, un po' di roba. Ecco, ovviamente la possibilità di combattere. Io intanto ti stippo un po' di roba, grazie mille, eh. Miralo sempre, puttana vacca troia. Bene. Bene, con non poca violenza. L'abbiamo massacrata. Attenzione, qui cosa c'è? Parte con altre pietre. Potentissima sta roba, eh. Prendi tutto. Intanto io qui però andrei a... Allora, quello lo miriamo. Attenzione. Oh la Madonna. Amici miei del Cambalesco, rieccoci qui. Adesso c'è giù questo stronzone qua. Attenzione perché laggiù ci può vedere l'altro. E ci curiamo ancora un po'. Quello stronzone che un attimo fa ci ha fatto secco, mo lo sistemiamo noi. Che cazzo ha fatto? Doveva tenerlo premuto. No, è proprio forte, eh. Dai, cazzo, attaccalo, fallo secco, fallo secco. Fatta. Opla, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. È a livello 6. Io aspetterei perché non siamo forti come livello, siamo solo di livello 2, ragazzi. Fino a quando non trovo un punto dove si può salire di livello in fretta, non... cioè proprio salire di livello perché possiamo farlo solo dove ci sono le tombe, dove si muore, dove si salva, per capirci. Non posso farci niente. Ok, qui avevamo fatto tutto, continuiamo. Andiamo avanti. Io qui mi equipaggerei anche con un arco, perché arco lungo che lo abbiamo, e qui... vabbè. Mettiamoci questo, due archi, vabbè, meglio di uno. Oh Madonna! Attenzione, che cazzo sta facendo? Ah, mi ha sporcato l'anima, penso. Dai, forte, eh. Non cincischiare. Mamma mia. Sono queste specie di... Porca merda. Va bene, amici. Dai, scusate, io direi che per oggi può bastare così perché non vorrei allungare di troppo il video. Siamo andati avanti abbastanza, dai. Cercherò di essere un po' più puntuale con Nioh perché è un titolo molto molto lungo, ci si mette tanto tempo, quindi bisognerà fare tanti video, cercherò di portarlo bene il più possibile. Come sempre, dai ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione, come sempre la vostra umilissima opinione. Lasciatemi un like, un commento, insomma, fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ricordo anche la mia pagina Facebook, Roccambolesco YouTube, come sempre. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Dai, noi ci vediamo nei prossimi episodi. Allora, un cordiale saluto da Roccambolesco.